Vi abbiamo appena fatto ascoltare il quarto dei cinque frammenti di Saffo di Luigi Dalla Piccola, Piena splendeva la luna, su testo di Quasimodo, appunto da Saffo, un brano del 1942. Lo abbiamo fatto per entrare in argomento perché non vogliamo appunto darvi questa notizia in occasione della presentazione del volume Luigi Dalla Piccola e le arti figurative di Mario Ruffini. Sarà costituita l'associazione Ollus Centro Studi Luigi Dalla Piccola, di cui Ruffini sarà presidente. E appunto Mario Ruffini, musicologo, direttore d'orchestra e compositore, è al telefono con noi. Buonasera. Buonasera. Dunque, allora, si costituisce l'associazione Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Sembra quasi strano che si costituisca adesso, in realtà un nome così importante fa pensare che possano essere coordinati giustamente i tanti studi intorno all'autore che ci sono stati, che continuano a esserci, di cui lei è anche parte importante, insomma, diciamo come propulsore rispetto alla figura di Dalla Piccola, però adesso l'associazione Centro Studi vuol dire un qualcosa di più organizzato e quindi penso che si apra con prospettive importanti. Guardi, è una piccola storia anche un po' personale che risale un po' indietro nel tempo, se mi permette gliela racconterei. Certo. Ovvero nel 1967, quando Dalla Piccola va in pensione dopo 34 anni di insegnamento a Cherubini, scrive al Ministero e chiede che quella che era ormai diventata la classe Luigi Dalla Piccola, che è ormai persona di chiara fama mondiale, fosse destinata a un suo discepolo, a un suo studente, e la classe, il Ministero accettò quell'invito e la classe fu assegnata a Romano Pezzati. Nel 2004, quando Romano Pezzati è andato in pensione e ricorreva peraltro il primo centenario della nascita di Luigi Dalla Piccola, Pezzati fece la stessa cosa, scrisse al Ministero e propose la mia persona per continuare a reggere quella che era ormai la classe Luigi Dalla Piccola. Le vicende ormai scolastiche della scuola italiana erano cambiate e la cosa non andò in porto. E a quel punto però il direttore disse: allora creiamo un centro studi Dalla Piccola. In quel momento c'era il centenario, quindi io poi ero impegnato lavoro a questo volume Luigi Dalla Piccola e le arti figurative che abbiamo presentato ieri al Maggio Musicale Fiorentino a Palazzo Vecchio nel Salone del Cinquecento, ormai dal 2002, quindi da 14 anni. Edito da Marsilio, mi pare, edito da Marsilio, 700 pagine di grande formato con oltre 1300 immagini. E allora in quel centenario e lo studio di questo volume fecero slittare le cose. Ora, a volume pubblicato, sembra che sia venuto anche un gran bel volume, il nuovo direttore del Conservatorio Cherubini mi ha invitato a riprendere quel progetto e lo abbiamo portato a compimento, e ieri, proprio in occasione della presentazione del volume nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, subito prima nella Sala degli Otto, sempre di Palazzo Vecchio, abbiamo costituito il Centro Studi Dalla Piccola, che io presiederò e che avrà sede legale proprio nel Conservatorio Luigi Cherubini, con una specifica bellissima, ovvero il centro avrà sede in quello che era la classe di Luigi Dalla Piccola, quindi c'è un percorso storico che si ricollega. Certo, ma a proposito del suo libro, appunto, è un concetto molto moderno quello che associa la musica alle arti figurative, cioè vuol dire molto moderno nel senso che è sempre esistito, ma oggi in particolare si fa un gran parlare delle connessioni tra linguaggi differenti, tra elementi stilistici differenti. Tutto questo riferito Dalla Piccola, che tipo di forma prende nel suo libro? Guardi, mi riferisco un attimo al molto moderno. Perché in effetti è un concetto, quella delle musiche e delle arti figurative, quindi delle arti parallele, molto antico, ovvero anticamente nell'alto medioevo, nella chiesa, si riunivano tutte le arti, la pittura, la scultura, la musica, il teatro, l'accademia, la poesia. Poi con la secolarizzazione dal Rinascimento in poi le arti si sono divise, ciascuna settorialmente nel proprio ambito. Le arti non sono più state a servizio della Chiesa, della fede, ma ciascuna è diventata un'arte propria e quindi si sono separate totalmente. Il Novecento ha fatto il grande miracolo della riunificazione delle arti, ovvero le arti hanno ricominciato a dialogare fra loro, a contaminarsi fra loro, e in questo contaminarsi ci sono stati alcuni luoghi speciali, come
Parigi, Vienna, Firenze. Ecco, a Firenze abbiamo cominciato questa trasmissione con un ascolto quasimodiano, no? Le liriche greche, i frammenti di Saffo, di Quasimodo, e in quella Firenze miracolosa si riunivano negli anni 30 dei giovani artisti che erano poeti, scrittori, pittori o musicisti, che anni dopo per esempio avrebbero preso il premio Nobel come Montale, Quasimodo, pittori come Casorati, Colacicchi, Baccio Maria Bacci, musicisti come Dalla Piccola, tutti seduti lì alle Giubbe Rosse o all'Antico Fattore. Ecco, e allora questo miracolo della contaminazione, come vede, è un fatto antico, e il Novecento lo riprende. Sì, infatti in questa... credo anche io che sia così, e credo che poi ci sia stato un passo ancora successivo, quello in cui anche il pubblico si è accorto di questo, e questo magari è successo un po' dopo. Certamente, naturalmente pensi il dialogo fra Stravinsky, Diaghilev, Picasso, o quello fra Kandinsky Kandinsky e Schoenberg. Io ho sottolineato nel mio libro una novità, direi che era passata inosservata, il rapporto fra Dalla Piccola e Matisse, che negli anni di guerra produssero un balletto che poi non è andato in porto proprio a causa della guerra, ma che le cui musiche sono diventate poi Il Piccolo Concerto per Muriel Couvreur, per dire, ecco il rapporto fra la musica e le arti. Nel nostro caso, io ho la fortuna di aver incontrato nel 2002 Max Seidel, direttore emerito del Kunsthistorisches Institut in Florenza, l'Istituto Germanico di Storia dell'Arte, che in questa lungimirante visione volle a aprire il Dipartimento di Musica e Arti Figurative, affidandone la cura. E da quel momento ho lavorato a questo. Abbiamo prima fatto un volume Musica e Arti Figurative Rinascimento e Novecento nel 2008, sempre con le edizioni Marsilio, e in tutti questi anni ho lavorato soprattutto a questo grande progetto Dalla Piccola e le Arti Figurative, in cui racconto, spero esaustivamente, il viaggio attraverso le arti nel Novecento, delle arti che dialogano, e soprattutto dall'ottica ovviamente di Luigi Dalla Piccola. Un viaggio straordinario, perché il Novecento ha avuto grandi tragedie, Dalla Piccola le ha vissute tutte quante le tragedie in prima persona, nella prima guerra mondiale andando in esilio, suo padre era il capo degli irredentisti istriani, nella seconda guerra mondiale con le leggi razziali, sua moglie era Laura Cohen Luzzatto, ebrea, e con la grande straordinaria capacità di trasformare le tragedie personali e le tragedie del Novecento in opere d'arte. Ecco, questa è stata la grandezza di Luigi Dalla Piccola. Sì, infatti dovessimo riassumere, proprio anche perché il tempo naturalmente non ci è amico in questo, in pochissime parole dovremmo da un lato forse sottolineare la grande novità, la grande invenzione formale, e lì ci riferiamo naturalmente al modo in cui Dalla Piccola recepisce il messaggio dodecafonico, lo porta in Italia, lo amplia, lo studia, lo rende personale, eccetera. Dall'altro appunto questa coscienza civile che attraversa tutta la sua opera. Certo. Vorrei sottolineare che Dalla Piccola guarda al futuro della rivoluzione dodecafonica radicando tutto il proprio linguaggio nel passato, quindi nella cultura italiana più antica, e quindi riunendo quelle che sono le caratteristiche della grande storia e cultura italiana con la visione del futuro schoenbergiano della dodecafonia, e quindi passato e futuro nel segno anche dell'idea melodica. Certo. Dalla Piccola rappresenta il quarto interprete, con lui si forma la quadrinità. Ecco, c'è un ampliamento di quella trinità dodecafonica che erano appunto Schoenberg, Webern e Berg. Con Dalla Piccola si forma la quadrinità, in cui c'è un apporto personale e straordinario, in cui la dodecafonia si fa italiana, anche italiana, soprattutto italiana. Il che vuol dire anche porsi la questione di avere come riferimento un pubblico che in quegli anni, parlo soprattutto degli anni 50 in poi, non era poi tutto assodato veramente come concetto. Lei pone un problema grandissimo, perché negli anni 50, proprio in quell'anno 50 specificamente, andò in scena Il Prigioniero, e ci furono violente reazioni da tutto il mondo politico e culturale. La sinistra attaccava Dalla Piccola perché riteneva che si facesse riferimento ai gulag russi, la destra, il fascismo, attaccava
dalla piccola perché si credeva si facesse riferimento alla guerra, al fascismo, quindi a Mussolini. La Chiesa Cattolica attaccava dalla piccola altresì, e quindi diciamo che c'è un isolamento meraviglioso che dalla piccola ama moltissimo in questo senso. Gli anni 50 hanno segnato il passaggio di questo mondo in qualche modo retrivo che non capiva la rivoluzione decafonica dall'Europa all'America, perché dalla piccola si è trasferito negli Stati Uniti ed è lì che è esplosa la sua carriera, dove negli Stati Uniti lui ha insegnato al Queens College a New York, a Tanglewood, a Berkeley, a Los Angeles. Come sempre, è sempre all'avanguardia nell'apprezzare le novità rivoluzionarie del proprio tempo, lì è esplosa la dodecafonia, che poi è tornata in Europa e ha trovato il suo compimento nella prima dell'Ulisse a Berlino nel 68. Bene, noi ringraziamo Mario Ruffini per essere stato con noi questa sera. La notizia appunto è doppia: da un lato ricordiamo che è stato presentato il volume Luigi Della Piccola e le arti figurative di Mario Ruffini, editore Marsilio, e l'altra appunto parte della notizia è sempre riguardo alla piccola, cioè che è stata costituita, sarà costituita l'associazione Ollus Centro Studi Luigi Della Piccola, che avrà sede a Firenze, di cui Ruffini sarà presidente. Grazie ancora allora Mario Ruffini per essere stato con noi. Noi ci congediamo così rispetto all'argomento con un brevissimo assaggio dall'Ulisse di Luigi Della Piccola, anno 1968. Grazie, arrivederci.